Volevo innanzitutto portarvi i saluti del dottor Fabio Bocchiolla, che è il nostro presidente, che purtroppo non è potuto partecipare questa sera perché è rimasto bloccato per un impegno improvviso di lavoro che è sopravvenuto nelle ultime ore. Quindi cercherò io di sostituirmi a lui nella presentazione che voleva portare qui, e in particolare è focalizzata questa presentazione su quella che è la filosofia della nostra società, della Repower, e non tanto quindi andiamo ora a fare delle valutazioni sull'eolico, di cui si è già parlato e affrontato dai relatori precedenti su vari aspetti molto importanti, ma ci piaceva portare alcune immagini, alcune suggestioni che dessero appunto un conto di come la Repower opera e ha operato nel corso di tutta la sua storia, che è una lunga storia. Una lunga storia che parte da qui. Qui siamo in Svizzera, siamo nel cantone dei Grigioni, siamo, tanto per intenderci, vicino a St. Moritz, nella zona del Passo del Bernina e del famoso trenino rosso che transita collegando appunto Tirano con St. Moritz. Questo è uno dei progetti un po' simbolo della Repower, da dove è partita e come è tuttora. Siamo sul Lago Bianco, che è un lago che è al Passo del Bernina, e vedete nelle immagini la diga, lo sbarramento che è stato costruito qui nella foto in bianco e nero. È un'immagine che risale all'inizio del secolo scorso, e come tuttora, tutto sommato, con qualche intervento di messa a punto e modernizzazione, è così ancora presente sul territorio. Quest'altra immagine è un'immagine che noi spesso mostriamo, siamo molto orgogliosi di poterla far vedere, perché quella costruzione che si vede in mezzo al verde è una centrale idroelettrica. È una centrale idroelettrica che non è più considerata tale dalle persone che ci vanno come turisti, perché siamo sempre nella zona del Bernina, quindi sul tracciato che è percorso da tutte quelle persone che usufruiscono del trenino rosso, proprio perché si è inserita in un contesto territoriale che è quello del ghiacciaio del Palù, in un modo molto armonico, e come tale è entrato a far parte. Anche queste, sempre per dare un'idea del passato della Repower, perché anche qui stiamo parlando di costruzioni che risalgono a un bel po' di anni fa, sono delle centrali idroelettriche che sono quindi state realizzate con delle scelte già di architettura e di integrazione del paesaggio che fanno vedere appunto quella che è l'attenzione che si pone al contesto in cui la società si muove con i propri impianti. Il passaggio è un po' repentino, ma siamo passati da costruzioni in Svizzera di un po' di tanti anni fa a quello che sono le cose abbastanza recenti in Italia. In Italia questa è una locandina. Che cosa fa vedere questa locandina? Qui siamo a un evento che c'è stato nell'aprile del 2011 a Lucera, dove la società ha un parco eolico che da un pochino di tempo è in esercizio, e poi ne parleremo anche ancora un pochino dopo. E questa locandina sancisce l'avvio di un progetto che è stato sviluppato insieme al territorio, in collaborazione con l'amministrazione comunale, grazie anche al contributo di un importante architetto che lavora con Repower Italia su vari progetti, proprio per individuare delle iniziative e dei progetti che potessero contribuire a valorizzare e a rivalorizzare il territorio di Lucera. Siamo anche questa immagine ci piace per far vedere che cosa? La presenza comunque che noi abbiamo, molto legata al mondo della produzione, cioè c'è chi lavora, chi fa il pane. Perché? Perché la nostra società è una società che produce energia elettrica, ma la produce e la vende energia elettrica, la vende in maniera importante alle piccole e medie imprese, e attraverso un legame di relazioni molto forte con le persone che della nostra energia
allergia, se ne servono tutti i giorni. Forse avrete anche avuto modo recentemente di sentire sui media la nuova campagna pubblicitaria che stiamo mandando avanti proprio legata a questi aspetti. Direi che possiamo andare a questa, appunto, è un'altra immagine sempre di impianti idroelettrici. Andiamo su questo, su questa immagine. Qui siamo alla Triennale di Milano. La Triennale di Milano, la Repower è stata chiamata, ed è credo un caso abbastanza unico, a portare, diciamo, a esporre. Esporre che cosa? Quello che è praticamente il coniugare gli impianti, la produzione di energia elettrica con un modello, diciamo, che noi diciamo in qualche modo di bellezze, quindi con un'integrazione che vede l'impianto industriale coniugarsi anche con aspetti, ritorno al tema, di valorizzazione del territorio. Questo in particolare è un diorama, quindi un modellino che riporta l'immagine, spero che si riesca abbastanza a apprezzare nonostante la luce un po' così, un progetto che è per un parco, il Parco delle Quattro Acque in provincia di Benevento, che è un'iniziativa che è stata concretizzata a livello progettuale con l'amministrazione provinciale di Benevento in diciamo simbiosi con un progetto sempre legato alle energie rinnovabili di pompaggio quindi una centrale sostanzialmente idroelettrica che produce energia elettrica diciamo in quest'area favorendo in questo modo la produzione anche di energia da parte dell'eolico che è presente nel territorio. Giusto, integrazione col territorio, anche qui qualche immagine. Questa è quell'edificio in muratura che vedete, è una sottostazione elettrica, quindi non lo sembra, ma lo è, un pochino dall'altra parte illuminata ci sono i sostegni dell'energia elettrica. E questo invece, andiamo sempre con i progetti che noi abbiamo integrandoci col territorio, è il progetto per una centrale a carbone, che è una centrale a carbone di ultima tecnologia a saline ioniche, che abbiamo in iter autorizzativo, la valutazione di impatto ambientale è stata completata e ottenuta recentemente, e anche questo è un progetto che coniuga l'aspetto industriale di produzione di energia con la valorizzazione del territorio, nel caso specifico legata ad aspetti vegetazionali e culturali diciamo della zona. A seconda del territorio, e qui siamo in Sicilia, ci sono iniziative diverse. Questo, diciamo, è il progetto invece per un solare termodinamico a Gela, dove abbiamo in studio e in valutazione proprio un nuovo progetto con un sistema diverso rispetto al fotovoltaico che forse siamo un po' tutti abituati a conoscere, che appunto ottimizza la produzione di energia elettrica sempre da fonte rinnovabile. Ora siamo arrivati, sto andando abbastanza rapidamente anche perché penso che diciamo, le presentazioni precedenti sono state molto dense di contenuti. Mi faceva piacere poter vi far vedere per il parco eolico di Lucere e quindi darvi meglio conto di quello che noi abbiamo fatto a livello anche di integrazione e di valorizzazione del territorio, questo breve filmato, sono circa 2 minuti, probabilmente alcuni l'hanno già visto perché l'abbiamo anche già presentato in occasione qui della presentazione al pubblico del progetto, però per chi non l'avesse visto solamente 2 minuti e... Eccoci qua, ci siamo. Qui siamo in Basilicata, siamo a Corleto Perticara, che è un territorio appenninico, lucano, ma molto simile a quello pontremolese come conformazione. E in questo territorio la Repower ha installato un po' di anni fa un parco eolico, è stato il primo parco che ha installato e che è quello che vedete in queste immagini. E in questo comune diciamo, abbiamo instaurato un rapporto molto importante con il territorio e con l'amministrazione, al punto che diciamo, lo stiamo ampliando. Quindi abbiamo in avanzata fase, stiamo chiudendo l'iter autorizzativo per ampliare il parco con ulteriori turbine che andranno diciamo, ad unirsi a queste. Abbiamo trovato diciamo, un rapporto molto proficuo con l'amministrazione che ha fatto sì proprio
proprio, diciamo, che fosse l'amministrazione stessa a vedere in maniera molto positiva questo ampliamento. Questo perché darà modo di andare ulteriormente a valorizzare il territorio, perché sul territorio andremo a fare degli interventi mirati, diciamo, di valorizzazione montana. Questa è una zona, diciamo, dove c'erano delle scuole rurali, perché un tempo era tutta zona molto legata all'agricoltura, e quindi noi andremo, diciamo, in una di queste scuole si trasformerà in un centro, diciamo, per i ragazzi che potranno andare là a fare corsi e quant'altro, e anche un centro di documentazione sull'energia. Quindi, diciamo, questo, giusto per chiudere, è appunto il passaggio da quello che abbiamo, diciamo, col DNA realizzato nel corso di questi anni, a dove ci stiamo ora muovendo sugli impianti, anche eolici, ma non solo, perché avete visto che in modo molto, potremmo dire, laico, siamo presenti non solo nell'ambito delle energie rinnovabili, ma anche per quello che riguarda le energie, diciamo, più tradizionali. Vi ringrazio.